sia un lavoro che dovremmo fare tutti noi, appassionati del cartaceo, appassionati delle tecnologie, appassionati della cultura in generale. A me il tema più importante sembra quello che noi dobbiamo togliere polvere dai nostri libri, che sì, e non è un tema di digitalizzazione o meno, perché il libro oggi come oggi va perdendo quel suo senso di valore della civiltà, e purtroppo non è meteorologico che questo si risolva. Il libro è, nella percezione comune, soprattutto dei ragazzi, è polvere, è noia, è barba. Allora, secondo me, tutti insieme, anziché litigare se sia opportuno o no, mettiamoli, meglio, benissimo, vengano queste cose, difendiamo le biblioteche, benissimo, vengano anche queste, perché chiudono le librerie, ma chiudono anche le biblioteche. Ma riportiamo il contenuto al centro di un'attenzione non noiosa, cioè facciamo capire che dentro qua, in qualunque supporto ci troviamo, sta qualche cosa che ci riguarda e ci riguarda da vicino. Questo non è molto chiaro ai nostri ragazzi. Cioè, secondo me questo è fondamentale, perché quindi una cosa contro le tecnologie, ma non è contro le tecnologie, è contro l'apprendimento che le tecnologie stanno suscitando nei ragazzi. C'è una generale superficialità, la disponibilità di troppa informazione porta alla disponibilità di nessuna informazione, paradossalmente. Noi dobbiamo ridare centralità a questi contenuti, se ci prendiamo con questo o con tutti i mezzi possibili e immaginabili. È un dovere, credo, di tutti noi, e credo che, parlo per via della nostra generazione, noi con i nostri figli attualmente stiamo registrando una sconfitta clamorosa. È il fatto che le nuove generazioni sono molto distaccate dal concetto di cultura che ci sta a cuore, e non è un fatto generazionale in generale. È il fatto che noi, professori, genitori, famiglie, tutto quello che volete, non siamo stati in grado di trasmettere questo nome, forse perché ci siamo persi dei dibattiti un po' vaghi e leggeri. Questi valori che dobbiamo sapere recuperare. Che pensare alla persona che ha parlato si chiama Andrea Kerbacher. Voglio sempre avere due copie dei libri, una da tenere bella e una da leggere. Quindi, avendo il digitale, magari gratuito, risparmio un libro acquistato. E se invece ci sono dei commenti. Il libro è molto utilitaristico, no? Scherzavo comunque. Volevo chiedere al professor... Inizio in occasione della presentazione del volume Pretext, i libri per sempre. Faccio il fine del libro. Però ho la sensazione che dire che la tecnologia è agnostica rispetto ai contenuti non sia forse del tutto corretto, vedendo. È un cambiamento di design, così io credo sia corretto chiamarlo, dei modelli di organizzazione della conoscenza. Cioè, rispetto alle soluzioni che tutto sommato dal volume, dall'vita, dal cose che via sono state per molti secoli, il modello di organizzazione del sapere e anche di apprendimento del sapere, un modello assolutamente lineare, che naturalmente consentiva anche dei transiti non lineari, ma che era fondamentalmente lineare, con la struttura delle tecnologie attuali che hanno un design differente, l'iPad è l'esempio più clamoroso, in qualche modo non è solo, abbiamo l'opportunità di approcciare la conoscenza, come qualcuno ha detto, utilizzando non soltanto diciamo l'ipertestualità, ma anche la multimedialità e l'interattività. Questo tipo di, per
percorso, io personalmente credo che non debba essere inteso come un percorso alternativo, come purtroppo qualcuno in maniera radicale, che secondo me è abbastanza sciocca, sostiene, ma è un percorso che si affianca a quello tradizionale, con dei vantaggi ma anche con degli svantaggi, nel senso che uno degli aspetti più tipici del design di questo tipo di tecnologie è anche la loro caratteristica distrattiva. Cioè iPad, ad esempio, sappiamo che non è un oggetto che è stato fatto per leggere, un oggetto è un terminale che è stato fatto per rendere disponibili tutta una serie di servizi, tra i quali anche la lettura. L'utilizzo di altri servizi rispetto al tipo di concentrazione che tu hai quando hai per le mani un libro di carta è inevitabilmente una funzione distrattiva, cosa che ha per certi versi degli aspetti positivi, perché ti dà la possibilità di accedere ad altre tipologie di conoscenze. Giustamente, diciamo, quando abbiamo fatto la tesi di noi avevamo una serie di difficoltà, no? Ma non è soltanto un problema di accesso alle informazioni, ma è anche, soprattutto io credo, un problema di organizzazione di informazioni. Quindi il problema del futuro dei libri, ma io dico sempre, la questione fondamentale non è il futuro dei libri, che sarà inevitabilmente e progressivamente sempre più digitale. La questione fondamentale sono i libri del futuro, ovvero degli strumenti all'interno dei quali l'aggregazione attraverso appunto multimedialità, ipertestualità, interattività, funzioni diverse, più complesse, renderanno i libri, se sarà giusto ancora chiamarli così, comunque questi aggregati di strutture di conoscenza, delle cose assai più complesse di quelle che sono i libri che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi per me un po' la scommessa è quella di tenere comunque in prospettiva, in piedi, la funzione del libro così come lo conosciamo, con una funzione finalizzata sostanzialmente all'apprendimento, alla concettualizzazione, cioè un percorso estremamente strutturato, rispetto viceversa ad altri modelli di acquisizione di conoscenza che sono molto più caratterizzati dalla navigazione superficiale, quindi hanno degli aspetti di vantaggio per una serie di loro caratteristiche, ma hanno anche dei rischi come quello di restare poi sempre troppo in superficie che sono anche pericolosi, per cui io credo personalmente, all'opinione, come ho anche scritto, è che soltanto l'affiancamento tra questi due modelli di acquisizione delle conoscenze, perché molto spesso si scambia l'acquisizione di informazioni come acquisizione delle conoscenze, cioè la somma algebrica di informazioni non è per sé conoscenze, il libro di fatto o la funzione docente nella storia ha sostanzialmente svolto esattamente questo tipo di funzione, cioè quella di far diventare delle informazioni organizzate secondo certi criteri una conoscenza. Quindi, di conseguenza, questo secondo me è il ruolo chiave del libro che non verrà mai. Grazie. Della cultura, della lettura, del sapere, eccetera, eccetera, è un tema però che deve, è in mano all'uomo, che l'uomo decide, quindi è un'altra cosa. Il mio concetto era: non permettiamo che gli ingegneri che inventano le tecnologie prendano anche il sopravvento sull'organizzazione del sapere. Sempre per questa evoluzione darwinistica del lettore, oltre che del libro, io per mestiere, leggendo moltissimo, leggo, continuo a leggere libri di carta, leggo sugli reader e leggo anche sulle pagine. Mi sono accorto di una cosa: avendo io una memoria visiva nella lettura piuttosto significativa, per cui ricordo ancora oggi i libri letti quando avevo 16 anni, mi sono accorto che invece la lettura fatta sugli reader, a cui mi abito a ricevere, che dopo aver letto un libro sugli reader faccio quasi fatica a tornare alla carta, cioè continuerei a leggere sugli reader, dopodiché torno alla carta faccio fatica. Quindi è una cosa. Mi accorgo che mi rimane meno impresso nella mente quello che ho letto, ma credo sia semplicemente per il fatto che io ho la mia mente è nata e si è evoluta in maniera
non digitale, ma con i vecchi metodi. Probabilmente i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri pronipoti nasceranno con un'altra capacità di assimilare, e quindi questo problema, per questo sotto la parola di Milano, sarà superato presto. Sì, volevo appunto cedere la parola. Sì, volevo chiedere se... se pensate di proporvi come uno degli scopi di questa rivista la valorizzazione della qualità dei contenuti. Quando la sala... Quando la sala è piena. Scusi, ma il mostro del libro è su, ai piani superiori o che cosa? Il mostro del libro, sì, sì. Potenza sono il biancarello e fuga da segnare con carama scarico con le evidenze mediatiche di Cattolico e Venucchi sono una clienta. Thank you.
Posso? Certo. Thank you.
cucina. Mito. Adolescenza 14:50. Andiamo avanti a fare le belle sartine. Va bene. Infatti non voglio buttare più. La facciamo direttamente da un lato. Una televisione di guardia, un mausolismo. Agevole poterli guardare, ma senza sparire. Però questo non glielo rubo. No. Ci sono dei libri anche qui. Sono libri di altri. No, no, lo so signora, non si preoccupi. Non ha la faccia della ladra. Cannine? Dov'è? Il 10% dei ricchi e poveri, il 10% degli italiani per diventare la ricchezza nazionale, il 10% si divide quel che resta, prima anche sulle disuguaglianze, significa che può spendere 10.000 euro al giorno, come sopravvive l'anno e al mese. Un tappo in Enope, euro 13,50.
Grazie, vai. Si può prendere questo? I parlanti? Sì, certo. Grazie. Vuole anche il programma ebook, sì, ce l'ha. Sì, grazie. Ce l'ho. Vuole? Ce l'ho, grazie. No, ce l'avevo e me l'ho perso. Grazie. Lo prenda. C'è dentro anche il questionario, poi se ce lo vuole riportare. Ci conti. Questo è come dire, praticamente se ci riesco, mi do la volumetria di 155 circa, archivio fotografico.
controllo se funziona. Speriamo di riprendere tutto. Va bene così, va bene così, va bene. Ci contavo.